È finita stappando lo spumante dei vincitori, ma dopo un'attesa spasmodica cominciata per lui con una lunga passeggiata attorno alla sede di Via del Pozzo, Pietro Fontanini prima ha aspettato che la situazione si sbloccasse, poi ha optato per salire dove lo attendevano i fedelissimi De Carroccio, giornalisti. Dal 50,30% le preferenze sono progressivamente scese appena sopra il fatidico 50%, con in ballo tutte le sezioni udinesi, tradizionalmente più vicine al centro-sinistra. Ogni sezione una continua erosione, fino alle ultime quattro. 50,03% si è poi stabilizzato. Fontanini è rientrato in sede a godersi il successo sul filo di lana. È stata una cosa importante perché si metteva in discussione la provincia, come un referendum sulle province. Io sono felice e soprattutto devo ringraziare il popolo friulano che ha dato una dimostrazione di grande maturità, perché le province vanno riformate, bisogna fare una riforma e io spero che il Consiglio regionale, in particolare la Presidente Serracchiani, si confronti anche con la provincia di Udine, che si apra un dibattito e un momento di riforme serie per riqualificare un ente come la provincia. Senza dubbi sull'esistenza futura delle province, ma nemmeno sulla macro regione che invece con le elezioni di Deborah Serracchiani in regione Friuli Venezia Giulia potrebbe subire uno stop. Il nord chiederà al governo centrale maggiore autonomia, noi ce ne abbiamo già parecchia, però anche le altre regioni è giusto che abbiano l'autonomia, che i soldi restino sul territorio, che gli amministratori possano disporre di mezzi per poter dare servizi sempre più qualificati alla gente che vive nei nostri territori.